Roberto Ballesio, qual è il segreto di questa festa? Allora, il segreto di questa festa è la semplicità. Noi abbiamo pensato di fare una festa per i bambini, niente di eclatante, niente di esageratamente complicato, semplicemente una festa per bambini. Giochi, merenda, maschera e coriandoli. Direi che sta riuscendo, bimbi ce ne sono parecchi, genitori pure. C'è stato un bello spettacolo circense di Settimo Circo che ci ha omaggiato con due artisti importanti, e direi che la festa sta venendo, anche se mi immagino che vestito così non sono molto credibile, insomma è carnevale, quindi evidentemente oggi è una giornata di festa e facciamo carnevale, però la prossima domenica, il 18 di febbraio, ci saranno le donazioni, un momento decisamente più importante, al mattino dalle 8:30 alle 11:30 presso la nostra sede in via Militare 1, e appunto ci saranno le donazioni. Chi vuole e chi decide di fare un qualcosa di buono e di bello e venire a fare la prima donazione, qualora ancora non fosse donatore, può arrivare, venire lì e ci troverà sicuramente vestiti in maniera decente, sicuramente più seri, e potrà fare la sua prima donazione. Ci troviamo qui al centro Le Borgate di San Francesco al Campo, dove si sta svolgendo la festa di carnevale. Abbiamo qui con noi Alessandra Cavallini, presidentessa di Settimo Circo. Abbiamo appena assistito allo spettacolo di Agnese e Fatos, che sono due dei nostri docenti della scuola di circo Settimo Circo. Noi siamo una realtà nata da poco, ma con professionisti all'interno, e organizziamo corsi sia amatoriali che di livello professionale, stage nei fine settimana e per bambini e adulti dai 3 anni in su, per qualsiasi tipo di disciplina circense, quindi dall'acrobatica ai trampoli, ai clown, all'aerea. Ci sono corsi un po' per tutti e per tutti i livelli.